essere intervenuti. Io sono Andrea Galeota, responsabile del servizio promozione della Camera di Commercio che sta curando per la Camera di Commercio di Padova la realizzazione di questo progetto relativo all'economia circolare. È un piacere dare la parola al Presidente della Camera di Commercio, Antonio Santocono, per un saluto introduttivo al workshop di oggi. Grazie Andrea, buongiorno a tutti. Io vorrei partire con una premessa, che enti come il nostro, oltre che promuovere lo sviluppo dell'economia locale, devono agire per salvaguardare l'equilibrio socio-economico e più in generale anche quello del nostro pianeta. Quindi parlare di economia circolare significa questo, è un agire produttivo in cui quasi niente diviene rifiuto nel senso classico del termine, ma tutto viene reimmesso nel sistema, in un circolo virtuoso con meno dispersione di valore e maggiore efficienza. Quindi, con grande piacere, io presento questo premio Economia Circolare Buone Prassi a Padova nel contesto del Festival dello Sviluppo Sostenibile che vede la nostra città in questi giorni protagonista. L'obiettivo di questo premio è far conoscere i principali protagonisti di questa economia, imprese, principalmente le piccole e medie imprese, consulenti, associazioni di categoria, professionisti, il contesto in cui si sviluppa l'economia circolare. La Camera di Commercio, nell'ambito di un piano, di un progetto finanziato da Unioncamere Nazionale, coordinato da Unioncamere Regionale a livello Veneto, ha lanciato questo concorso per la valorizzazione di buone pratiche adottate dalle imprese locali in tema di economia circolare, in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova, che ringrazio ancora, assieme al Comune di Padova, che ringrazio, e con il coordinamento di Agenda 21, che ringrazio tuttora per la propria presenza. Questo progetto è in linea con il nuovo piano di azione per l'economia circolare adottato dalla Commissione europea, che si colloca al centro del Green Deal europeo, nonché con gli obiettivi previsti nell'ambito dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU. Quindi il concorso è rivolto a imprese che abbiano avviato un modello produttivo ispirato ai principi dell'economia circolare e che abbiano la sede legale e operativa in provincia di Padova. L'esperienza di economia circolare dovrà dimostrare l'utilizzo di materie prime e seconde, cioè la progettazione in chiave circolare dei prodotti o dei servizi offerti, o il recupero, il riuso o la riparazione di beni e oggetti. Quindi siamo di fronte a un nuovo modello economico di crescita sostenibile legato alle moderne politiche ambientali che puntano a limitare la produzione di rifiuti. Insomma, vogliamo insieme sensibilizzare, informare e aiutare le imprese a comprendere i processi e le dinamiche abilitanti allo sviluppo di economia circolare per applicarle al contesto territoriale di riferimento, condividendo esperienze e diffondendo l'idea di una competitività sostenibile. Secondo la riforma delle Camere di Commercio, esse hanno la competenza in materia ambientale attribuite dalla normativa e si devono occupare di supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali. Per queste attività le Camere svolgono principalmente un ruolo di interfaccia tra il mondo delle imprese e la pubblica amministrazione centrale o locale e spingono nella direzione di una gestione che comprende la dematerializzazione e la telematizzazione dei flussi informativi. Diffondere e promuovere questi nuovi concetti di economia rigenerativa è quindi strategico per ripensare i sistemi di produzione, di design, di distribuzione, nonché assumere nuovi modelli di business, di stili di consumo da parte dei cittadini che siano funzionali al prolungamento della vita dei prodotti, al riciclo di beni che possiedono una residua utilità con un effetto benefico per l'ambiente, il clima e la salute. Seguendo questi percorsi, sono certo che le sfide che città come Padova stanno affrontando potranno essere vinte in modo da continuare a crescere, migliorando l'utilizzo delle risorse e riducendo inquinamento e povertà. In tal senso, io sono lieto di avviare questo evento, augurando a tutti un buon lavoro. Grazie Presidente. Ecco, questo progetto qui e il concorso hanno proprio questo obiettivo che è, come diceva il Presidente, in sintonia con le strategie della Camera di Commercio e anche proprio con la mission di enti come il nostro che fanno parte di un sistema che hanno l'obiettivo di promuovere l'economia locale, cioè presentare alle imprese un modello di sviluppo che sia virtuoso, che sia sostenibile. Questo è un progetto che tra le sue prime azioni ha visto la firma di un protocollo d'intesa per promuovere l'economia circolare e gli acquisti verdi
con il Comune di Padova e con l'Università, che è stato firmato tra l'altro significativamente a Flormart 2019. Diamo quindi la parola a un altro dei nostri partner locali del progetto, che è il Comune di Padova, all'assessora Chiara Gallani. Grazie, grazie mille per aver organizzato questo, questo evento che dà il via a questo premio e aver ricordato il momento importante allo scorso Flormart in cui diverse istituzioni si sono messe assieme. Io provo ad essere breve nel voler trasmettere e mettere sul piatto due o tre elementi assieme ai ringraziamenti alla Camera di Commercio. Questo premio viene presentato oggi all'interno del Festival della Sostenibilità. Io lo ripeto sempre, e bene lo puoi immaginare, Gioia Grigolin dell'Università appunto di Padova e della cura tutta la parte della sostenibilità con la proiettrice da Porto, di quanto siamo orgogliose che da 2 anni Comune e Università che facevano festival sugli stessi temi nello stesso periodo dell'anno hanno deciso di mettersi assieme a farlo. Questo è effettivamente fare rete, questo è moltiplicare la possibilità di far conoscere le iniziative. E questo dà la possibilità di poter lavorare con le istituzioni per le proprie competenze. E abbiamo l'università, abbiamo la Camera di Commercio e voi ovviamente avete il Comune, per poter progredire nei nostri risultati e arrivare agli obiettivi. Quindi, oggi essere all'interno anche quest'anno di questa cornice che mette assieme Festival Ambiente e Cultura, Festival dello Sviluppo Sostenibile, in questa cornice della sostenibilità, è un modo per fare rete non solo a parole, ma concretamente. E in questo caso l'obiettivo è centrato, direi. Guardate, il Festival dello Sviluppo Sostenibile, si propone, dice proprio la locandina, di coinvolgere cittadini, imprese, istituzioni nella costruzione di un background culturale ed economico che consenta l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Cosa di più se non un'azione di questo tipo, che proprio mette al centro le imprese, guardando quali sono gli obiettivi, dando la possibilità di creare conoscenza e mercato e in qualche modo facendo cultura, agendo proprio sul mercato. Quindi credo che con questo momento siano veramente centrati tutti gli obiettivi. Si parlava prima della firma congiunta dello scorso novembre. Ecco, i risultati stanno arrivando anche in termini di riconoscimenti a livello territoriale superiore. La settimana scorsa eravamo in regione per appunto il premio che riguarda il piano degli acquisti verdi della città di Padova, che è stato premiato a livello regionale e nazionale e verrà preso come esempio per le altre città, e anche lì accanto alle istituzioni che venivano premiate, ovviamente le imprese. Credo che il momento in cui si mettono assieme, si portano a confrontarsi, a conoscere questi mondi che a volte restano slegati, sono quelli fondamentali perché poi anche le istituzioni agiscono sul mercato, il mercato agisce con le istituzioni e questi sono quei momenti di anello che ci permettono anche di lavorare poi assieme a partire dalla cultura che disseminiamo. Quindi vi ringrazio per aver offerto questo momento all'interno di questo festival di cui andiamo orgogliosi. Grazie Assessora. Importante la sottolineatura della collaborazione tra le istituzioni, ma nello stesso tempo la necessità di avere un occhio al mercato. Infatti, l'economia sostenibile, come adesso andremo a vedere anche con le relazioni scientifiche che verranno presentate, è un paradigma che per essere sostenibile deve essere ovviamente essere sostenibile anche dal punto di vista economico per le aziende.
La sfida è proprio questa, far capire alle imprese che si può produrre in modo sostenibile con l'economia circolare e guadagnarci anche. Il rettore ha delegato la professoressa Eleonora Di Maria, che invito a presentarci intanto un saluto introduttivo a nome dell'università e dopo invece sentiremo l'interessantissimo intervento. Grazie, buongiorno a tutti. Porto i saluti del rettore e soprattutto della prorettrice Francesca da Porto. Ringrazio in particolare appunto la Camera di Commercio e anche il Comune per l'opportunità di poter continuare questa collaborazione che ci ha visto in realtà lavorare insieme già da diverso tempo. La cornice del Festival dello Sviluppo Sostenibile, lo dicevano bene prima i due interventi che mi hanno preceduto, rappresenta forse l'elemento per mettere insieme i tre pilastri, no? Quello economico, quello sociale e quello ambientale, che devono andare di pari passo. Come sapete, l'Università di Padova ha affrontato e ha inserito la sostenibilità all'interno delle proprie linee strategiche. Il tema e le parole, diciamo, dell'economia circolare le pratichiamo sia all'interno diciamo della nostra istituzione, ma nelle, diciamo, nelle tre direzioni che vedono, diciamo così, le missioni dell'università, quindi sia da un punto di vista del rapporto con il territorio, e questo premio rappresenta in qualche modo anche un ulteriore simbolo della collaborazione che l'università sta portando a livello territoriale, da un punto di vista del trasferimento diciamo di competenze e tutto il percorso che l'università sta facendo, e anche la possibilità con il proprio ruolo a livello territoriale di supportare uno sviluppo che non sia soltanto economico ma anche sociale ed inclusivo. La possibilità di premiare attraverso questo premio percorsi virtuosi di impresa in realtà rappresenta un modo anche per l'università per costituire, diciamo, l'opportunità di fornire anche ai nostri studenti, alle competenze che noi forniamo, anche un'opportunità di sviluppo. Ricordiamo appunto che l'università il tema della sostenibilità lo sta declinando sia nelle proprie azioni, e quindi l'accordo che si citava prima per gli acquisti verdi in qualche modo rappresenta una delle attività molto importanti. Allo stesso tempo però l'università è impegnata anche a far sì che le imprese che promuovono, che si orientano verso l'economia circolare, abbiano però la possibilità di avere anche risorse umane che siano preparate, che possano accompagnare questo sviluppo, e naturalmente la collaborazione con il Comune, in particolare anche con la Camera di Commercio, dà la possibilità anche di poter, diciamo così, ulteriormente rafforzare il ruolo che l'università ha anche nella promozione della crescita economica all'interno del nostro territorio. Quindi io ringrazio per l'ulteriore opportunità di lavorare insieme su questi temi e auguro a tutti poi un buon lavoro. Grazie. Grazie professoressa, è importantissimo collaborare insieme e valorizzare anche queste competenze di primo livello che l'università può mettere a sistema e aiutare Camere di Commercio, Comuni e gli altri enti per promuovere uno sviluppo rinnovato, fornendo anche idee e proposte interessanti, oltre che modelli da utilizzare e da considerare. Adesso lascio la parola alla dottoressa Giraldin, che ci presenta il concorso che lanciamo oggi. Io inviterei chi deve fare delle domande di scriverle in chat, in modo che possiamo vederle tutti quanti. Dopodiché, finiti gli interventi, ci sarà spazio appunto per le domande. Prego. Buongiorno a tutti. Io condividerei il mio schermo con voi in modo da poter vedere le slide riassuntive del bando che abbiamo predisposto. Quindi. Eccole qui. Allora, sostanzialmente appunto oggi è anche l'occasione nella quale noi presentiamo questo bando di concorso che abbiamo pubblicato insieme con il Comune di Padova e l'Università di Padova, in collaborazione anche con l'ASVIS, che appunto organizza il Festival dello Sviluppo Sostenibile.
Questi sono sostanzialmente il progetto di cui parlava prima il dottor Andrea Galeotta, un progetto di Union Camere che è a valere sul Fondo Perequativo Nazionale, che è denominato Politiche Ambientali e Azioni per la Promozione dell'Economia Circolare. Abbiamo indicato in questa scheda anche, oltre appunto al piano d'azione per l'economia circolare, al quale faceva appunto riferimento il Presidente poc'anzi, anche gli obiettivi dell'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile dell'ONU, che riteniamo essere quelli più, diciamo così, centrati da questo bando, che sono l'obiettivo 12, ovvero garantire modelli sostenibili di produzione e consumo, l'obiettivo 11, rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, e l'obiettivo numero 9, costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere l'innovazione, un'industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. Passando poi invece al, diciamo così, più propriamente a quelli che sono le caratteristiche del bando, che trovate già pubblicato nel sito camerale, la finalità è quella proprio di valorizzare e dare visibilità alle esperienze delle imprese padovane che sono, che hanno in qualche modo implementato nel loro processo produttivo, nelle loro esperienze, i temi dell'economia circolare, e quindi sono stati in grado di modellare la propria produzione in funzione di una gestione efficiente delle risorse, riducendo gli sprechi, recuperando e reintroducendo nel processo produttivo dei materiali, quindi riducendo il consumo energetico. E diciamo che quindi le caratteristiche delle esperienze dei progetti di economia circolare che saranno oggetto, diciamo così, delle domande di partecipazione delle imprese dovranno dimostrare l'utilizzo di materie prime e seconde, oppure la progettazione in chiave circolare di nuovi prodotti e di servizi, il recupero, il riuso o la riparazione di oggetti e beni. Con riferimento, diciamo così, ai destinatari del concorso, possiamo dire che esse sono le imprese della provincia di Padova, che sono regolarmente iscritte al nostro registro delle imprese, che sono attive in regola con gli adempimenti del diritto annuale, nonché con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali. È necessario che non si trovino in uno stato di liquidazione, di scioglimento, oppure in una procedura concorsuale o in qualsiasi altra situazione equivalente. Con riferimento alle modalità di partecipazione, come dicevamo, il bando è già pubblicato sul nostro sito e rimane aperto fino al 26 di ottobre alle ore 12. Le domande possono essere inviate attraverso una PEC, l'indirizzo è progetti@pd.legalmail.camcom.it. È necessario indicare come oggetto della PEC economia circolare buone prassi a Padova. Nel bando che trovate pubblicato c'è una domanda di partecipazione che sostanzialmente riproduce una scheda di sintesi del progetto, dell'esperienza maturata in tema di economia circolare. Oltre a questa scheda di sintesi, che è obbligatoria, le aziende possono anche inserire degli altri materiali descrittivi che sono di supporto alla partecipazione al bando e che quindi possono spiegare meglio qual è l'iniziativa posta in essere dall'azienda in tema di economia circolare. Nella scheda di sintesi sono richiesti alcuni dati che sono poi anche quelli che verranno valutati dalla giuria di valutazione, quindi mettono in chiaro, diciamo così, quelli che sono anche gli elementi, diciamo così, che peseranno nel
attribuzione del premio al vincitore, e sono sostanzialmente quelli che sono riepilogati in questa scheda, cioè un'indicazione di qual è la strategia che è stata seguita dall'azienda in tema di economia circolare, quali sono le azioni di efficientamento che sono state espresse dall'azienda, la possibilità di replicare questo progetto anche in altri settori diversi rispetto a quelli a cui appartiene l'azienda, l'impegno in termini di ricerca, di sviluppo e anche di competenze manageriali messe in atto nel settore ambientale, ed eventuali sinergie che siano state poste in essere con altri soggetti, quindi diciamo così un premio a coloro che hanno saputo esprimere anche creare una rete con altri soggetti nella realizzazione di questo progetto di economia circolare. La composizione della giuria di valutazione sostanzialmente vuole valorizzare appunto la collaborazione anche fra gli enti, e quindi abbiamo la Camera di Commercio, Unione Camere del Veneto, l'Università di Padova, il Comune di Padova e il coordinamento Agenda 21 locale, che sono anche diciamo così, a parte Unione Camere Veneto che appunto finanzia anche questo intervento, sono anche i soggetti che hanno sottoscritto il protocollo di intesa in tema di acquisti verdi. Il premio è un premio economico per il vincitore pari a 2.000 euro lordi, ma l'impresa vincitrice otterrà anche uno spazio di visibilità con una pubblicazione sul sito camerale, e poi probabilmente stiamo appunto verificando le modalità su altri canali di informazione e anche con la collaborazione sempre dell'Università del Comune di Padova anche attraverso di loro. La possibilità poi è prevista anche di riconoscere uno spazio di visibilità anche ad altre imprese che non ottengano, diciamo così, il premio economico, ma che siano considerate dalla giuria particolarmente meritevoli. Nell'ultima slide vi abbiamo indicato i nostri riferimenti per qualsiasi ulteriore informazione di cui abbiate bisogno. Io vi ringrazio per l'attenzione, se ci sono richieste, come diceva qua il dottor Galeota, potete esprimerle attraverso la chat oppure intervenendo. Grazie Sabrina. Adesso ridarei la parola alla professoressa Di Maria, che ci parlerà di economia circolare e strategie di innovazione. Grazie, vorrei condividere il mio schermo. Vediamo. Riuscite a vedere? Sì, sì. Ecco qua. Spero riusciate a vedere anche che sto scorrendo le slide, chiederei una conferma. Mi sembra tutto benissimo. Perfetto, grazie. Questo mio intervento ha l'obiettivo di portare alcuni risultati di un percorso di ricerca che abbiamo condotto recentemente proprio sul tema dell'economia circolare, sulle strategie di economia circolare, e alcuni degli elementi che io sottolineerò solo in qualche modo anche collegati a quelle parole chiave come per esempio reti, competenze e collaborazioni che erano emerse anche nella presentazione appena fatta riguardo al bando. Quando si parla di economia circolare, lo dice prima il Presidente, fa riferimento a un nuovo modo di organizzare non soltanto la produzione, ma un nuovo paradigma che mette al centro il tema della sostenibilità ambientale, ma che secondo me diciamo in maniera molto chiara deve essere legato a filo doppio con la parola innovazione. In questa immagine ho in qualche modo cercato di riproporre diversi ambiti rispetto ai quali un'idea di modello diciamo circolare della produzione che parte dallo
sviluppo del prodotto e arriva al mercato e alla riduzione, diciamo così, dei rifiuti per essere rimessi come nuove materie all'interno del ciclo, appunto, secondo la logica circolare, vede diverse aree di innovazione, tutte tra loro molto, diciamo così, importanti. L'idea di economia circolare deve partire in prima battuta dall'innovazione del prodotto. L'Ellen MacArthur Foundation dice che l'economia circolare è, diciamo, deve essere circolare by design, quindi bisogna immaginare dei prodotti avendo in mente che questi prodotti nei materiali per i quali è composto, ma anche per il modo con cui è progettato un prodotto, deve non soltanto durare di più, ma deve poter diciamo, dare spazio alle opportunità di riuso, di riciclo e quindi di allungamento, diciamo così, nelle sue diverse forme della vita del prodotto. Quindi l'elemento, diciamo, dell'economia circolare, in cui molto spesso si tende a sottolineare, diciamo così, i rifiuti che diminuiscono, in realtà parte a monte, proprio dalla testa, dal design. C'è un forte attenzione, qui entrano in gioco ovviamente tutte le competenze delle imprese riguardo alla ridefinizione dei processi produttivi in chiave di efficienza, quindi non soltanto utilizzare materiali diversi che per esempio siano rinnovabili, che consentano di ricostituire il capitale naturale, ma anche la possibilità di utilizzare meno materiali, e quindi qui entra in gioco la possibilità di produrre secondo logiche di ecoefficienza. C'è però un ambito altrettanto importante, forse quello più di frontiera, ma che oggi già molte imprese praticano, che è quello dei nuovi modelli di business. Da questo punto di vista l'idea è di ripensare il rapporto con il mercato, ricostruire modi diversi per esempio di distribuire i prodotti, la possibilità di coinvolgere i consumatori nel processo di allungamento del ciclo di vita del prodotto. Oggi si parla molto di spostamento da quello che è il prodotto al servizio, quindi piuttosto che un acquisto del prodotto si parla appunto di servitization, si dice in inglese, cioè di possibilità di prendere in affitto il prodotto e quindi di calibrare la durata e l'utilizzo nel momento in cui effettivamente questo bene è necessario. C'è però un ultimo elemento, che è quello che ha a che fare con tutti i materiali che dovrebbero essere, diciamo così, dei materiali di rifiuto, e che invece, grazie a un'ottica di economia circolare, se opportunamente progettate, hanno nuova vita. L'idea di materie prime e seconde che partono, diciamo così, dal fine vita dei prodotti, quindi l'idea di riciclo e riduzione quindi dei rifiuti, che mette in gioco però un elemento interessante, anche sfidante, che è quello dell'integrazione tra le filiere. Oggi sempre più vediamo dei prodotti che sono applicati nella moda, che partono da rifiuti che vengono dall'alimentare, per esempio, solo per fare un esempio, e questo dà la possibilità, ma spinge anche, dovrebbe spingere le imprese proprio a ragionare secondo logiche che non sono più quelle unicamente legate alla propria filiera, al proprio settore di appartenenza. Un'indagine che abbiamo condotto come Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali con Legambiente sulle imprese che avevano ricevuto dei premi, come nel caso di oggi, o che fossero in qualche modo state riconosciute come imprese, diciamo, dell'economia circolare, ha messo in evidenza alcuni elementi che vorrei sottolineare in questa idea di binomio tra economia circolare e innovazione. L'idea che le imprese portano avanti è quella di riutilizzo, di riciclo, ma soprattutto di riuscire a ridurre il più possibile gli sprechi come elemento, diciamo, primario dell'investimento. Soprattutto c'è un'attenzione al momento, soprattutto per una gestione più efficiente delle risorse. Ancora minore è l'investimento, si dice, a valle verso, come dicevo, quei nuovi modelli di business che per esempio cercano di estendere il ciclo di vita o ragionare un'ottica di servizi. Ci sono alcune imprese che invece, proprio un'idea di economia circolare, si specializzano proprio nella fase di innovazione, nel portare a vita nuova, nel trovare nuove applicazioni di materiali che derivano dai rifiuti o dagli scarti, e quindi diventano fornitori di componenti, diciamo, di materiali, meglio circolari, diciamo, se così possiamo dire, all'interno di filiere tra loro molto diverse. Quindi questo è un ambito che oggi le imprese stanno sperimentando in molti modi. Quali sono le motivazioni che spingono le imprese, almeno nel contesto italiano, poi vedremo anche le caratteristiche a livello europeo nella relazione che mi seguirà. C'è una forte attenzione sia verso, diciamo così, una dimensione etica e di responsabilità sociale
più ampia delle imprese, questo soprattutto per quanto riguarda, penso, anche le piccole imprese, ma allo stesso tempo ci sono anche ragioni di mercato, cioè l'economia circolare non è semplicemente una attenzione che si dà alla sostenibilità una volta realizzato il proprio business, ma diventa un elemento fondamentale del DNA, dell'orientamento strategico e soprattutto con la possibilità di aumentare il valore del prodotto, quindi di riuscire in qualche modo a far sì che il consumatore percepisca come l'agire dell'impresa che tenga conto anche di sostenibilità ambientale possa avere un valore maggiore proprio perché si tiene conto della salvaguardia ambientale e anche diciamo poi sociale. E quali sono però le difficoltà che le imprese possono incontrare? Queste sono fondamentalmente di due tipi. Una è legata alla normativa. Sappiamo che la normativa è in costante evoluzione, c'è un'attenzione sempre più verso la possibilità di riuscire a normare, il end of waste, quindi il fine vita dei prodotti, o ripensare opportunità diverse per le imprese per praticare l'economia circolare. L'altra è una difficoltà di mercato. Se è vero che i consumatori, questo lo dicono gli studi che analizzano dinamiche di mercato e di consumo, sono sempre più attenti a beni che tengono conto della sostenibilità ambientale, allo stesso tempo la disponibilità a pagare prezzi più alti molto spesso non trova un allineamento, diciamo così, con quelli che sono i desiderata dei consumatori. C'è ancora un'ambivalenza nelle scelte di consumo. E in questo rileggiamo uno dei percorsi di innovazione che le imprese dell'economia circolare stanno portando avanti. Se da un lato è in qualche modo, possiamo dire, scontato immaginare che le imprese che si definiscono circolari innovino da un punto di vista della ricerca e sviluppo, costruiscano nuove linee di prodotto, amplino il proprio portafoglio prodotto, hanno investito, le imprese che abbiamo in qualche modo sentito e intervistato, soprattutto in chiave marketing. E cosa vuol dire? C'è un grande dibattito sul tema del greenwashing, della necessità di comunicare in maniera adeguata. Io vorrei sottolineare qui però il legame con le difficoltà e col processo di innovazione dell'economia circolare, cioè se le imprese in qualche modo investono in marketing è perché devono spiegare, devono in qualche modo illustrare in maniera chiara al proprio mercato qual è il percorso di innovazione che hanno fatto nel ripensare i propri prodotti. Non è così scontato che un prodotto che è il risultato, diciamo, di un approccio circolare al business sia capito, sia compreso e soprattutto il prodotto ha un prezzo più alto perché ha un valore più alto, perché è il risultato di una capacità di ridefinire processi di innovazione un po' più articolati e quindi c'è la necessità di investire anche da un punto di vista del marketing. L'altro elemento che vorrei sottolineare, che si ritrova anche negli interventi che abbiamo sentito prima, riguarda il tema delle collaborazioni e delle reti. Oggi in misura molto determinante i fornitori, ma anche le università sono i due attori principali in questo percorso di avvicinamento all'economia circolare da un punto di vista delle imprese. Da un lato perché i fornitori sono non soltanto della stessa filiera ma anche di altre filiere, sono gli attori che possono contribuire con nuovi input di materiali, di conoscenze, di processo a ridefinire l'offerta dell'impresa, e dall'altro perché realizzare strategie di economia circolare in termini di processo, in termini di design di prodotto richiede competenze nuove, competenze diverse, competenze anche interdisciplinari che non necessariamente l'impresa possiede al proprio interno, e quindi la collaborazione con l'università e i centri di ricerca diventa quindi fondamentale. Concludo sottolineando come da quello che abbiamo analizzato, da questa prima analisi che abbiamo fatto nel contesto italiano, emerge come ci sia una attenzione ma anche una pratica crescente delle imprese da un punto di vista della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare, in cui l'essere circolari è un nuovo modo di pensarsi, di essere competitivi all'interno del proprio mercato, del proprio settore, in cui si ripensano sia i processi ma anche il modo con cui si comunica verso il mercato come strumento per dare effettivo valore al percorso innovativo che si è realizzato. C'è un'attenzione, non ho avuto il tempo qui di sottolineare, anche verso l'innovazione digitale come elemento importante per esempio assicurare la tracciabilità dei prodotti, per gestire in maniera intelligente il servizio verso il cliente, e allo stesso tempo c'è
diciamo così, due opportunità che si vedono, opportunità e vincoli del contesto normativo e dell'assetto, diciamo in qualche modo, all'interno del quale le imprese si muovono. Perché se da un lato le norme possono diventare un fattore frenante, è anche vero che ne abbiamo visto, l'abbiamo citato prima parlando di acquisti verdi, si possono rappresentare anche un'enorme opportunità per selezionare le imprese più virtuose, ma anche per dare indicazioni da un punto di vista delle istituzioni di quali possono essere i percorsi innovativi che sono in qualche modo da privilegiare. Chiudo dicendo che appunto il rapporto con l'università rappresenta un elemento molto importante e quindi ci auspichiamo che questa possibilità di collaborazione con l'università continui e che possa rappresentare anche un modo per le imprese, poi in ottica anche di più allargata di sistema, per evolvere. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professoressa. Abbiamo ricevuto diversi spunti interessanti. Anche qui la conferma che, come abbiamo visto, le aziende che si sono spostate verso l'economia circolare hanno affrontato un processo che non è stato solo interno all'azienda. Importantissime le collaborazioni e importantissimo anche la collaborazione con l'università, con gli enti di ricerca, proprio perché è un nuovo modello di business. Per cui in un territorio come il nostro abbiamo queste competenze e l'invito che noi facciamo alle aziende è di sfruttare, tra virgolette, quelle che sono le eccellenze del nostro territorio proprio per andare a capire come ci si può spostare. Un territorio, quello padovano e veneto, che vede la assoluta prevalenza delle piccole e medie imprese. E adesso infatti invitiamo la professoressa Bassi a presentarci la sua relazione. La domanda che facciamo è: si può parlare di economia circolare anche a livello di piccole e medie imprese? Sì, anch'io vorrei condividere, vediamo se ci riesco, il mio file PowerPoint, eccolo qua. Eccoci. Funziona tutto? Perché io non vi vedo più. Perfettamente. Lo vedete voi? Benissimo. Bene, allora procedo. E dunque, intanto mi presento, io sono Francesca Bassi e insegno statistica economica, analisi di mercato al Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Padova. Quindi in questa relazione, spero non sia troppo lunga, casomai mi fermate, perché ho visto che la professoressa De Maria è stata bravissima e concisa, volevo condividere con voi alcuni spunti che diciamo sono emersi da una serie di ricerche scientifiche che io sto conducendo da un po' di tempo insieme ad alcuni colleghi proprio sull'implementazione di pratiche di economia circolare nelle piccole e medie imprese dei paesi dell'Unione Europea. Allora, salto il sommario così vado al sodo, salto anche questo perché non vale veramente la pena ripetere che cos'è l'economia circolare, perché è già stato detto molto bene da chi mi ha preceduto, e anche queste considerazioni che io mi ero permessa di riprendere, soprattutto dei punti di criticità che già però sono stati ben ripresi da coloro che mi hanno preceduto. E quindi direi vi faccio vedere proprio i risultati. Magari mi fermo un attimo su questa cosa qui, che forse ancora questo aspetto non è stato affrontato. Perché un'attenzione sulle piccole e medie imprese? Perché certamente il nostro territorio è caratterizzato dalla presenza di queste aziende, ma guardate che anche nei paesi europei le piccole e medie imprese rappresentano il 99,8% di tutte le imprese, ovviamente non finanziarie. Impiegano più del 66% della forza lavoro. Nel 2018, questo è un dato 2018, hanno contribuito il 56,8% del fatturato e ovviamente allo stesso tempo producono il 70% dell'inquinamento totale. Quindi è doverosa un'attenzione a questa tipologia di impresa. Tra l'altro la letteratura scientifica ci dice che il know-how sulle pratiche di economia circolare è ancora prevalentemente diffuso presso le imprese grandi
e non le piccole e medie imprese. Allora, ripeto, insieme ad alcuni colleghi abbiamo cominciato a studiare da statistici, quindi a cercare di capire che tipo di informazione è disponibile nei dati che vengono resi disponibili dall'Unione Europea su questo tema. In particolare ci sono le famose indagini Eurobarometro che la Commissione Europea conduce su diversi temi e anche sulle imprese e i loro comportamenti. Una di queste indagini è questa che vedete richiamata qui, è un'indagine che è stata condotta nel 2016 su un campione di più di 10.000 imprese, piccole e medie imprese, localizzate negli allora 28 paesi dell'Unione Europea, ovviamente un campione rappresentativo delle imprese che agiscono in questi territori. E fra le altre cose è stato chiesto di dichiarare se nei 3 anni precedenti l'azienda avesse implementato o avesse intenzione di farlo in un brevissimo futuro, queste cinque pratiche di economia circolare, quindi la ripianificazione delle risorse idriche, l'utilizzo di energia rinnovabile, la ripianificazione dell'utilizzo dell'energia, la riduzione dei rifiuti ed infine la riprogettazione di prodotti e servizi, soprattutto per implementare e utilizzare prodotti riciclati. E le risposte possibili erano le 4 che vedete qui: no, e non abbiamo intenzione di farlo; no, ma lo faremo; sì, le attività sono in corso; sì, non vedo l'ultima riga, sì, le attività sono state implementate. Ecco qui. E poi ovviamente il database ci dà a disposizione informazioni su queste imprese: la dimensione per dipendenti e fatturato, l'anzianità, la percentuale di fatturato investita in ricerca e sviluppo, il tipo di prodotto o servizio venduto. Allora, qui ci sono tabelle con un po' di numeri, perdonate, da statistici, ma cerco di darvi il messaggio che ho tentato di evidenziare in giallo. Qual è la prima cosa interessante? È che nei 3 anni precedenti al 2015 è vero che 73% di queste imprese aveva già implementato una pratica di economia circolare, ma il 27% no. Quindi c'è più di un quarto di imprese, o meglio c'era, adesso aspettiamo i dati anche aggiornati, che non aveva nessuna pratica di economia circolare implementata nel proprio processo produttivo. Altre cose che voglio farvi vedere è che non solo la stragrande maggioranza delle imprese del territorio europeo sono piccole e medie imprese, ma guardate che quasi il 97% sono imprese piccolissime, fino a 9 addetti. E un altro dato interessante è che la metà di queste imprese sono imprese di servizi, ed ancora il 75% di queste imprese ha investito meno del 5% del suo fatturato in ricerca e sviluppo. Pongo l'attenzione su questi elementi perché vedremo che questi sono fortemente correlati con l'applicazione delle pratiche di economia circolare. Quest'altra tabellona è ancora piena di numeri, quale messaggio vuole dare? Sicuramente le caratteristiche che vi ho indicato prima sono tipiche delle piccole e medie imprese europee, però attenzione che c'è variabilità tra i paesi. C'è variabilità per quel che riguarda la dimensione, perché ci sono paesi come la Germania, come Malta, come la Romania, dove c'è anche una discreta percentuale di imprese, o anche l'Austria, imprese non piccolissime. E poi soprattutto è la vocazione delle piccole e medie imprese europee che è abbastanza eterogenea nei diversi paesi. In particolare ci sono alcuni paesi, sia dell'est Europa che del nord Europa, dove una percentuale veramente rilevante di imprese si dedica ai servizi e soprattutto ai servizi per le altre imprese. E questo è importante per quel che riguarda poi le pratiche di economia circolare. Un altro messaggio, vediamo se riesco a trasferirvi il risultato di questa analisi. Questa è un'analisi dal punto di vista statistico un po' complesso, un modello, classi latenti, multilivello, ma a noi non interessa questo. Io cerco, spero di riuscire a dirvi che cosa abbiamo voluto vedere. Allora, quello che volevamo capire a partire dai dati che vi ho mostrato e molte altre evidenze era
se ci sono diversità tra i paesi europei rispetto alle pratiche di economia circolare e all'interno dei paesi europei. Che cosa abbiamo trovato? Allora, abbiamo visto che a livello di imprese si possono individuare 4 grandi cluster a livello di piccole e medie imprese europee, 4 grandi segmenti. Beh, abbiamo già visto che c'è un 26% di imprese che non ha pratiche di economia circolare né intende implementarle in futuro. D'altra parte c'è un 24% di imprese molto virtuose, tutte le pratiche adottate. Un terzo delle imprese europee ha solo alcune pratiche adottate, fondamentalmente la minimizzazione dei rifiuti. E c'è poi un quinto che è intenzionato ad adottarle in futuro. Ma questa tipologia di imprese, per quel che riguarda il loro atteggiamento nei confronti dell'economia circolare, non è uguale in tutti i paesi europei. E in particolare, quello che è veramente interessante è che ci sono 3 grandi gruppi di paesi. Un gruppo di paesi dell'Europa dell'Ovest, un gruppo di paesi dell'Europa dell'Est e l'Italia. È un risultato abbastanza sorprendente, forse per voi che conoscete di più la struttura delle nostre imprese e meno, l'Italia è veramente particolare. Che cosa ci dicono le righe, le seconde righe della tabella? Ci dicono che le imprese sono diverse in questi gruppi di paese. Ad esempio nel primo gruppo, vedete, la percentuale di imprese virtuose è la più alta, è più bassa nel secondo gruppo, è intermedia in Italia. In Italia abbiamo una percentuale molto elevata di imprese che ancora non hanno pratiche di economia circolare ma che hanno intenzione di implementare in futuro. Allora, qual è il messaggio sintetico? Che politiche, soprattutto a livello europeo, ma anche a livello nazionale, uguali per tutti non vanno bene. Bisogna distinguere per paese e all'interno di paese per tipologie specifiche di imprese. Quindi diventa importante capire quali possono essere i driver, cioè i fattori che favoriscono l'implementazione delle pratiche. In giallo sempre ho evidenziato quelli che sono, come si dice, i parametri significativi di questo modello, no? Cioè le caratteristiche che influenzano l'adozione delle pratiche. Magari è più interessante guardare al contrario, no? Il fatto di essere piccoli, le imprese piccole non hanno intenzione di implementare politiche, né piccole come dipendenti né piccole come fatturato e nemmeno le imprese che investono poco in ricerca e sviluppo. Come pure questo risultato che vi avevo anticipato, le imprese che erogano servizi sono quelle meno green, meno ecologiche, ma la stragrande maggioranza delle nostre imprese europee sono imprese molto piccole e che investono poco in ricerca e sviluppo. Quindi questi risultati devono essere tenuti presenti nel disegno delle politiche incentivanti. Un'altra cosa molto veloce, sempre un altro flash, abbiamo nelle slide precedenti si parlava di una generica applicazione di pratiche di economia circolare. Qui volevo farvi vedere che un altro elemento importante è che non tutte queste pratiche sono adottate allo stesso modo dalle imprese. C'è una classifica ben definita, perché a livello sempre di piccole e medie imprese europee, più della metà delle imprese adotta la pratica della riduzione dei rifiuti. Ma guardate chi è il fanalino di coda, è la pratica dell'utilizzo dell'energia rinnovabile. Quindi l'altro messaggio è non solo politiche diverse, politiche ad hoc, ma anche politiche che vadano a favorire l'utilizzo della specifica pratica, non di un generico comportamento, diciamo, sostenibile, di sviluppo sostenibile. Ecco, le mie considerazioni conclusive in realtà sono un riassunto di ciò che vi ho già detto, quindi non mi ripeto per non dilungarmi troppo. Aggiungo una considerazione che invece è emersa da un altro tema di ricerca, da altri dati che non ho presentato qui, e cioè un altro elemento importante sono le green skills, perché noi abbiamo visto che quelle imprese che percepiscono la necessità di inserire competenze verdi, cioè lavoratori che siano preparati in questo settore, sono anche quelle più disponibili ad implementare le pratiche di economia circolare, e quindi questa può essere un'altra leva sulla quale
agire per, diciamo, modificare i comportamenti. Mi congedo semplicemente con la mia email se qualcuno avesse domande, dubbi, e poi così molto velocemente questi sono alcuni dei lavori ai quali ha dato origine il lavoro di ricerca con i colleghi che vi ho citato. Ti ringrazio e poi ovviamente se ci sono delle domande ora esco dalla modalità di presentazione. Eccoci. Grazie professoressa. Interessante questo spaccato della realtà, da un lato perché ci presenta il fatto appunto che, contrariamente a quello che qualcuno può pensare, l'economia circolare non è soltanto ridurre i rifiuti, ma abbiamo visto anche tutta un'attenzione all'utilizzo dell'acqua, all'utilizzo delle risorse, alle energie rinnovabili. Dall'altro lei dice solo il 73%, ma mi pare una percentuale assolutamente rilevante pensando alle nostre piccole imprese e anche le percentuali che abbiamo in Italia. Vuol dire che se noi a Padova rispettiamo queste percentuali, sulle 90.000 aziende che abbiamo iscritte alla Camera di Commercio, il 23% potrebbero partecipare al nostro concorso. Dai, incrociamo le dita. Adesso invitiamo un imprenditore a presentarci la sua esperienza. Cosa può esserci in comune tra gli ortaggi e i fondi di caffè? Ce lo spiega Antonio Di Giovanni. Salve, buongiorno a tutti e vi ringrazio davvero per l'invito. È un piacere, diciamo, poter contribuire a, diciamo, questa discussione di questa mattina sull'economia circolare e vi faccio i complimenti intanto per il bando che avete avanzato, perché è un piacere sentir parlare finalmente in maniera concreta di economia circolare, considerando che sono 10 anni che lavoro nel settore e quindi sostanzialmente è bello che una Camera di Commercio si faccia avanti con queste iniziative insieme anche all'Università, insieme al Comune di Padova. Quindi vi faccio prima di tutto i complimenti perché si respira concretezza, ecco, quello mi fa molto piacere. Io sono un agronomo, ho studiato all'Università di Firenze mi definisco un agricoltore urbano. Un agricoltore urbano è una figura un po' nuova perché sono un agricoltore senza terra. Questo è una cosa un pochino strana. Sostanzialmente io mi trovo a Firenze, precisamente a Scandicci, quindi sono una buona pratica di economia circolare fuori dal territorio di Padova, però spero di poter in qualche modo stimolare la discussione e magari perché no portare questa buona pratica anche a Padova. Mi occupo di agricoltura dal 2010, quando ho finito l'università, e sostanzialmente mi sono sempre occupato di temi legati alla sostenibilità ambientale e alla gestione dei rifiuti. Infatti mi sono occupato di gestione degli scarti organici con una tesi sul compostaggio di questi scarti organici a livello domestico e a livello industriale. Quindi come hobby ho la passione di studiare i rifiuti, è un hobby un po' strana, che mi hanno portato poi a unire il mio percorso universitario a questo hobby, per l'appunto, ed è nato il progetto Funghi Espresso. Il progetto Funghi Espresso è un progetto che nasce nel... magari metto un attimo una presentazione così magari vi faccio vedere anche qualche foto mentre parlo. Ok, allora non è questo schermo 2, però no, non è questo schermo. Vabbè, faccio senza faccio prima a delinearvi queste mie idee.
Praticamente l'idea consiste nel valorizzare uno scarto che è presente in grandi quantità nei nostri territori, circa 380.000 tonnellate di fondo di caffè prodotto ogni anno in Italia vengono buttate via, sostanzialmente vengono scartate come se fossero un rifiuto. Il fondo di caffè è un ottimo strutturante, non riesco a definire un rifiuto perché sostanzialmente noi lo riutilizziamo come un sottoprodotto direttamente dai bar. Abbiamo dei bar convenzionati qui a Scandicci dove raccogliamo circa una tonnellata e mezzo di fondo di caffè al mese. Da questa tonnellata e mezzo di fondo di caffè produciamo circa 250-300 kg di fungo fresco del genere Pleurotus, un fungo commestibile molto buono, direttamente nelle nostre serre. Cosa succede? Succede che il fungo crescendo sul fondo di caffè ha tutte le caratteristiche, diciamo, questo substrato per dare sia un buon gusto al prodotto che di caratteristiche nutrizionali. Infatti il fungo ha un livello proteico 3 volte rispetto alla media dei funghi coltivati su paglia e ha dei polifenoli in più rispetto agli stessi funghi coltivati sulla paglia. Quindi si chiama, appunto, è un processo di upcycling, cioè ovvero sostanzialmente partiamo da uno scarto che ha un basso valore economico e riusciamo a produrre invece un prodotto con elevate caratteristiche nutrizionali e nutraceutiche. Volevo semplicemente, mi allineo a quello detto dalla dottoressa Di Maria riguardo la difficoltà di far riconoscere il valore aggiunto al consumatore, perché è una cosa verissima dal punto di vista del mercato. Il mercato italiano è a volte diffidente rispetto all'innovazione, rispetto alle novità, però devo dire che se si investe bene in marketing e in comunicazione, quindi se si riesce a comunicare bene al consumatore, al mercato, il valore aggiunto del prodotto, poi successivamente, diciamo, io dopo 5 anni di attività posso dire che adesso le persone che ho fidelizzato nel tempo sono diventati miei sostenitori, perché sono sostenitori, e sono allo stesso tempo delle persone che molto contente di consumare prodotti naturali e dal punto di vista nutrizionale importante, e sono disposte a pagare qualche euro in più rispetto al prodotto che si trova sulla grande distribuzione. Questo ci tenevo a sottolinearlo, e ci tenevo a sottolineare anche un altro aspetto importante, che innovazione non deve essere distaccata dalla tradizione. Quello che cerchiamo di portare avanti è un percorso innovativo e allo stesso tempo che riprende comunque dei valori tradizionali legati al territorio. Quindi il nostro è un progetto di economia circolare, locale, che si basa su uno scarto del territorio e che cerca di creare valore e valore aggiunto sul territorio. Il nostro modello di impresa non è un modello che cerca di centralizzare, ma d'altra parte invece cerca di replicare il proprio modello nei singoli territori. Quindi anziché fare una grande azienda che ricicla tutto il fondo di caffè della Toscana, è più interessante andare a creare invece delle piccole unità produttive proprio lì dove si trova lo scarto, e questo secondo me è un modello un po' che è interessante per quanto riguarda i territori e per quanto riguarda le comunità, perché poi andiamo a gestire lo scarto in loco e non dobbiamo trasportarlo per grandi distanze, perché a volte costa più il trasporto che lo scarto stesso che stiamo riciclando. Quindi le attività che poi io porto avanti sono attività anche un po' di educazione ambientale, di formazione, infatti facciamo un training di formazione, e inoltre adesso abbiamo iniziato la coltivazione, oltre che con lo scarto dei nostri funghi produciamo il compost che poi utilizziamo nei nostri orti, e con il compost adesso abbiamo anche una lombricompostiera, quindi abbiamo anche l'humus di lombrico, i lombrichi li utilizziamo anche per alimentare i nostri pesci con un impianto acquaponico dove utilizziamo l'acqua per la coltivazione idroponica fuori suolo per le insalate. Quindi diciamo che è un sistema circolare dove
tutto viene riutilizzato, niente, cioè nulla diventa rifiuto, e si cerca per l'appunto di valorizzare al massimo le risorse che abbiamo a disposizione. Sull'ambito scarti agroindustriali c'è da lavorare tantissimo. Pensiamo a tutti gli scarti che provengono dall'agroindustria, sono degli scarti che potenzialmente potrebbero essere utilizzati molto bene per l'agricoltura come compost, ma non solo, anche per la produzione di prodotti agricoli come i funghi, che sono uno dei prodotti agricoli, diciamo, che hanno un valore aggiunto molto importante e hanno un reddito importante in agricoltura. Poi il Veneto, diciamo, nel senso, è primo, credo, tra le prime regioni comunque a produrre funghi in Italia. E mi volevo terminare la mia presentazione legato all'aspetto normativo. C'è un po' di psicosi normativa sull'innovazione, sull'aspetto della normativa. Io infatti negli anni ho impiegato circa 2 anni per avere il riconoscimento di azienda agricola senza terra in Toscana, ma perché semplicemente non c'erano prima aziende agricole come la mia, e qualcosa di imprevisto nel sistema ovviamente non viene, cioè, non è stato previsto nel tempo. Quindi tutto quello che riguarda l'innovazione molto spesso viene frenata perché la normativa è severa ed è, diciamo, un po' stretta in determinate regole. Questo è un peccato perché tante idee non partono, non nascono, appunto perché non c'è un'agevolazione, non c'è una facilitazione. Questo è un mio invito da imprenditore, visto che la vostra realtà è molto attenta, diciamo, a questo tema, e sicuramente, ecco, aprire delle tavole di discussione con gli imprenditori e con le realtà del territorio su questi aspetti innovativi sicuramente aiuterà l'economia circolare, ecco, a diffondersi e a questo periodo di transizione a essere più veloce possibile. Vi ringrazio di nuovo per l'invito. Se c'è qualche domanda potete tranquillamente iscrivermi. La mia mail è antonio@funghiespresso.com e potete tranquillamente mandarmi una mail per eventuali approfondimenti. Grazie ancora. Grazie, dottor Di Giovanni, di questo intervento e dell'esperienza che ci ha presentato. Importantissimo l'ultimo accenno che ha fatto, cioè il fatto che fare impresa si confronta sempre con un quadro normativo che non sempre, soprattutto in questi ambiti, è aggiornato, per cui è importantissimo anche far emergere eventuali problemi che possono esserci, in questo caso proprio legati alla definizione di impresa agricola e da tutto quello che poi ne consegue. E questo è un aspetto che abbiamo toccato con mano anche noi come Camera di Commercio, quando più di 10 anni fa è stata costituita la banca telematica del recupero, e ci siamo scontrati col fatto che la normativa prevedeva che se un'azienda classificava un bene come rifiuto, poi non poteva rivenderlo, doveva per forza cederlo a uno smaltitore. Qui è importante appunto anche parlarci e far presente appunto anche le varie esigenze, in modo che poi ognuno con il proprio ruolo, le norme non le facciamo noi, però i tavoli di cooperazione Agenda 21, piuttosto che ad esempio anche le Camere di Commercio nel loro ruolo di ispiratori insieme con le associazioni imprenditoriali delle esigenze delle imprese per quanto riguarda il quadro normativo, è importantissimo che ci sia questo dialogo in modo da far emergere i vari aspetti. Ci sono domande, interventi? Solo se posso aggiungere una cosa,
Ho dimenticato di dire il nome dell'azienda. Attualmente la nostra azienda si chiama Circular Farm, la fattoria urbana circolare. Ci trovate comunque sia sul sito di Circular Farm che di Funghi Express. Semplicemente ho detto tutto tranne il nome dell'azienda. Semplicemente questo. Benissimo, grazie. Grazie. Bene, se non ci sono altri interventi, noi ringraziamo tantissimo tutti i relatori intervenuti. Buon Festival dello Sviluppo Sostenibile e vi invitiamo a segnalare, a pubblicizzare tramite tra i vostri contatti il concorso che è stato lanciato, che è pubblicato, come abbiamo visto, sul sito della Camera di Commercio. L'obiettivo è avere tante esperienze che si presentino in modo da poter dare visibilità a queste buone pratiche che molte volte, diciamo, sono poco conosciute. Veniva evidenziato prima come economia circolare deve stare attenta anche molto al marketing, a come, diciamo, promuovere e come far conoscere anche le esperienze che vengono realizzate. Magari per molti imprenditori non c'è neanche la conoscenza se si può o meno far crescere i funghi sui fondi di caffè, giusto per dirne una. O magari, ad esempio, ci sono anche molti bar vicino a Scandicci che non sanno dell'esperienza del dottor Di Giovanni della Circular Farm, e che invece di pagare per lo smaltimento dei fondi di caffè gli piacerebbe tanto poter avviare una collaborazione in un'ottica win-win. Grazie ancora e a risentirci a presto. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.